Questo è il fiume Treia, è un posto bellissimo che viene... Dà il nome al parco. Esatto, che fra l'altro è preso in continuazione di sfondo, da scenario per tutti i film di un qualche spessore storico. Ma anche e soprattutto western. Anche western, oggi ormai un po' meno ovviamente, non sì, se ne fanno più. Ma buona parte degli spaghetti western sì, sono stati girati qua. Sì. Ok. E qui c'è uno scenario veramente notevole. Tutti i film, diciamo, pseudo storici, con Ercole, con Sansone, con Maciste degli anni 60, 50, 60 e 70 sono stati girati qua. Ercole contro Maciste. Io pensavo che Maciste era uno malato di piorrea. Che cazzo di nome. Un posto, che dire, stupendo e meraviglioso non è sufficiente. Guardate qua che natura, proprio florida. Il bello è che veramente è rimasto così com'era. Vabbè, la cosa più bella. Hanno fatto diventare parco, infatti. E l'acqua qua corre. Questo sono... Il rumore dell'acqua che scorre. Questo sono... Questo storico torrentello. Questa è una serie di rapide e di cascatelle che poi portano a tutte quante ad una platea veramente scenografica che è poco più avanti. Attività. Dopo, di là. No, qui. No, c'è gente. Adesso la gente va via. E arrivano, guarda, stanno arrivando a frotte. A frotte, guarda là, famiglie intere. Vieni. C'è un luogo adibito. Poi i due fidanzatini là che pomiciano. Questa era un'antica necropoli, lo vedi? Lì ci sono alcune tombe anche ancora. Non è che l'abbiamo scoperta adesso, capito? È interessante notare come esiste una presenza umana continua. Sì, di un passato che malgrado lor signori si ostina a non passare. Questa è la bellezza dei dintorni di Roma. Io più volte ho dichiarato che Roma, la grande bellezza di Roma non è quello che sta dentro la città, appena ma fuori. I dintorni di Roma, che sono gli unici, cioè Roma è l'unica capitale al mondo che ha questi dintorni rimasti intatti. Ma soprattutto di grande valore, enorme valore culturale, artistico, naturalistico, esatto. Ambientale. Da nessuna parte, nessuna capitale ha avuto dei dintorni. Guarda la
Beh, veramente devo dire, pare che hanno dato apertura a tutte le cose del cielo. Guarda l'acqua che viene giù. Andiamo davanti, andiamo davanti, che la parte più bella deve ancora arrivare. C'è da camminare molto ancora? No, ecco qua. Ah, sta proprio qua davanti. Sì, sì. No, poi veramente c'è il percorso per chilometri lungo il fiume. La parte centrale è questa, certo. Ma noi di quando eravamo piccole bambine portavamo qua a far bagno. L'estate si stava una meraviglia. Poi non c'è nessuno. Durante l'estate sono venuto non c'è due, nessuno. Volte, non ci portavamo più qua, ecco, a fare il bagno qua. Sì, questo è un posto tipico che ci hanno fatto i Kid Western. Ah, ecco, infatti non sapevo, l'hanno detto che ci hanno girato. Ma qua hanno girato centinaia di film, no qualcuno? Cioè, in particolare quelli western, ma anche i polpettoni storici con Ercole. Ah, con... Sì, sì, capito, fa il film. Poi di là si entra nel mulino, che hanno restaurato, c'è cioè una specie di museo, piccolo museo. Aspetta. Buttati, vai che mettiti lì. Buttati di qua. Ti prendo. Dicevo buttati per rinfrescati. Ah no, avevo capito, buttati. Perché devi buttare? Buttati! Il scenario è veramente bello. Qui mi ricordo che c'era un film che appunto c'era un forzuto tipo Ercole, Magistra, qualcosa lì, e c'era Moira Orfei. Lei di più di tutte. Era una lotta fra cugine, fra Liana. Chi appariva di più? Queste sono le cascate di Monte Gelato. Allora, luogo di perdizione per le giovani donne. Perché qui si gelava qualcosa. No, qui le si portava per prendere la gentil manina. Esattamente. Capito? Esatto. E dicevi? No, dicevo che appunto, come avevo detto prima, è una tradizione di questo paese che lo signori non potranno mai distruggere, anche perché ci sono dei margini di selvatichezza qui in Italia e soprattutto attorno a Roma che è molto difficile poter distruggere e trasformare in un paese arido asservito al puro potere finanziario. Non ci riusciranno mai, perché qui questo è un retaggio di 10.000 anni a dir poco. 12.000 come minimo, forse anche 15.000. Così era e così resterà. No, ma guarda l'acqua che porta, è un giattolo così. Incredibile. Una cosa pazzesca. Rispetto alla siccità che abbiamo avuto, fino a 15 giorni fa. Esatto. Quindi, prego. Allora, andiamo a vedere un attimo la piantina? Lì. Sì, infatti. La piantina. Io qui mi ci divertivo, parlo di 20-30 anni fa, quando portavamo le bambine qua a fare lo scout, andare. Ah, certo. Perché qui non c'era niente, cioè era tutto un roveto, un
tutto non ardente in ogni caso. No, mai tutto ardente. Tutto rinselvatichito in maniera abnorme proprio. Vedete, hanno sistemato molto bene. Ecco, vedi, c'è quel viale lì, quel viottolo, che porta per chilometri, arriva quindi fino quasi alla Flaminia. Ecco qua. Oh, attento! Tranquillo. Allora, siamo a 3 km da Mazzano, 7 da Calcata. Difficoltà nel primo tratto E, e nel secondo tratto successivi ET. Noi siamo, vediamo un po', Cascata di Montegiano, dovremmo stare qua più o meno. Dovremmo essere qui. Dunque, vediamo un po'. Corso del Castellaccio. Ponte Virginio. Questo qua confina col parco di Veio. Scusate, faccio una foto veloce qui sul sentiero e il signore un attimino se si sposta, se no viene immortalato nella foto. E beh, è un vantaggio per la foto. Noi siamo personaggi pubblici, quindi più pubblicità ci fanno, noi siamo contenti. Allora, Narce è lì dove c'è quella valle in fondo a Calcata. Quando esce da Calcata arrivi in fondo alla discesa, sì. qua c'è il bivio che poi si sale su alla collina di fronte a Calcata, esatto. Dove c'è l'antico villaggio etrusco di Narce. E c'è ancora, ci sono le mura fortificate, insomma c'è un bel po' da vedere. E poi vediamo un po'. E infatti vedi qua c'è la necropoli di Petrina, anche qua. Sì. Qui siamo sotto Mazzano Romano, praticamente, ecco, da Mazzano Romano è a poco. E dove c'era quella chalet che, dove facevano i film western che dicevi te prima. Ah, ecco, sì, là. Esatto. È sì, proprio sì, esattamente sì, là. Sì, sì. Ok. Vabbè. E con questo abbiamo chiuso. Almeno per oggi. Chiudo? Direi di sì. Comincia l'acqueruggiola. Un po' sono i flussi di quello, eh? No, qua è acqua che scende. E di là vale la pena anche andare di là, poi un altro giorno magari. Magari d'estate. D'estate, perché di là c'è tutto un altro scenario sempre di cascate, torrentello, con rapide, eccetera. Molto bello.